Il nostro Living Lab, organizzato nell'ambito del progetto Horizon 2020 Desira, ha riunito alcuni stakeholder della filiera foresta, legno e energia in Italia, con l'obiettivo di rispondere a una domanda chiave, e cioè in che modo la digitalizzazione trasformerà la tracciabilità nel settore foresta, legno e energia da qui al 2031. Per rispondere a questa domanda abbiamo elaborato degli specifici scenari futuri per il settore. Ecco quindi il punto di vista di alcuni partecipanti al nostro Living Lab. Sono Matteo Favero, responsabile dell'area biocombustibili legnosi e certificazioni di AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali. Sono Gian Antonio Battistelle, sono tecnologo senior presso il Centro di Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Bach. Ciao a tutti, sono Erika Alberdiani, sono un socio di AUF Firenze e rappresenta gli studenti universitari forestali. Mi chiamo Felice Santini e lavoro nell'azienda agroforestale Santini Quirino. La filiera foresta legno energia soffre di problemi strutturali che hanno radici antiche, dalla frammentazione della struttura fondiaria delle proprietà boschive alla debolezza del comparto industriale di prima lavorazione del legno, che ha effetti importanti sull'incapacità di valorizzare al meglio, da un punto di vista economico, i nostri boschi. L'assenza di gestione attiva accompagna ulteriormente questo problema, assieme anche alla notevole assenza anche di una viabilità forestale dedicata. Non si può sottacere il problema della commercializzazione informale, che è presente, che è diffusa per vari motivi. È importante favorire il dialogo tra i diversi operatori della filiera, perché solo condividendo opportunità ed esperienze imprenditoriali è possibile stimolare la gestione forestale attiva, conciliando la produzione e la cura del territorio. Un particolarmente interessante per affrontare questo tipo di problemi diventa, secondo me, avere un piano energetico nazionale che metta al centro le biomasse ad uso energetico. E le possibili soluzioni possono essere una comunicazione chiara ed efficace, una maggior valorizzazione della filiera delle aree montane. E la digitalizzazione in questo ci può aiutare, perché per esempio per quanto riguarda l'informazione può essere garantita tramite i social network, oppure per quanto riguarda la tracciabilità degli assortimenti tramite registri digitali online, e poi anche i vari software, programmi di pianificazione del territorio. La condivisione di un vasto insieme di dati potrebbe sicuramente facilitare la pianificazione multifunzionale in termini di servizi e beni delle foreste. Penso poi anche alla blockchain per garantire la tracciabilità e la sostenibilità del materiale legnoso. Quanto riguarda la tracciabilità e gli strumenti digitali, ad oggi abbiamo sicuramente i pagamenti elettronici. In futuro vorremmo utilizzare degli strumenti anche di interconnessione tra le macchine e i nostri PC che abbiamo in azienda. Per quanto riguarda il Living Lab, credo che l'esperienza sia stata positiva. È stato un peccato non esserci potuti trovare di persona. Sicuramente mi porta a casa un sacco di conoscenze in più. Far parte del Living Lab mi ha dato una grande soddisfazione. Del Living Lab del progetto Desira mi porto a casa la convinzione che condividere esperienze e punti di vista è la base per crescere insieme. Una bella esperienza da ripetere.